Con Denis Scotti, candidato sindaco a Vignolo, riassumiamo i punti salienti del programma della lista Cambiamo Vignolo. Sì, innanzitutto ci tengo a sottolineare che tutto il lavoro fatto dalla lista è stato condiviso con tutti gli elementi che ne fanno parte, dalle grafiche, dal programma, dal simbolo, addirittura dal nome. Il nome è composto da Cambiamo, che significa cambiamento, non di come è fatta Vignolo, perché è un paese splendido, ma cambiare il modo di amministrare. E la parola Amo, perché amiamo il territorio in cui abitiamo e la società che ne fa parte e tutti gli abitanti. Il programma è un programma molto strutturato, fatto di diversi punti, e noi pensiamo di aver messo una pezza nei punti un po' più dolenti di quello che è oggi, di come oggi si presenta il paese. Però il messaggio che ci piacerebbe a tutti far passare, che è più importante ancora del programma, è che noi vorremmo dare veramente un cambio di passo al paese, dare aria nuova e dare una diversa concezione di amministrare, un'amministrazione più presente, un'amministrazione che si fa protagonista degli avvenimenti del paese, che si mette in prima linea per quelli che sono gli avvenimenti. Nello specifico, i punti più importanti sono il polo sportivo, che ci piacerebbe realizzare con fondi regionali ed europei senza dover mettere le mani in tasca ai mignolini, e poi la piazza, che così com'è e come sta venendo noi non l'avremmo fatta, ovviamente sono tanti soldini che avremmo potuto spendere diversamente. Noi qualche idea ce l'abbiamo, vorremmo fare il polo scolastico dove c'è già la scuola presente, dove c'è già una mensa, e vorremmo utilizzare questo spazio che sta crescendo, che sta per essere finito in Piazza Grande, lo vorremmo utilizzare come una sala polivalente a disposizione di tutti i vignolini.